Guido Pagliuca ha tenuto sotto torchio per quasi 2 ore i suoi giocatori. Lavoro principalmente tattico, per provare e riprovare soprattutto i movimenti senza palla, ma nello stesso tempo curando la fase offensiva. Il tecnico ha ruotato gli uomini, lasciando quindi aperta ogni soluzione per quanto riguarda la formazione che affronterà il Formigine. Molto dipenderà comunque da Chianese, il quale, alle prese con un'infiammazione al tendine, si è allenato a parte senza forzare e poi ha seguito la seduta a bordo campo. Se il centrocampista sarà disponibile, sarà lui a comporre il terzetto di centrocampo con Nolè e Aliboni, a meno che Pagliuca non decida di confermare Angeli in difesa, il che renderebbe imprescindibile l'impiego di Ghelardoni al posto di uno dei tre per riequilibrare le quote. Una maglia da titolare se la giocheranno sicuramente Lima e Pecchioli, in attesa che la società perfezioni il tesseramento di Luigi Zinetti, avvistato in borghese a bordo campo insieme ai genitori e Bruno Russo. Il suo eventuale arrivo permetterà a Pagliuca di schierare in difesa un 95 e liberare il posto per un 9 nella zona nevralgica del campo. Rimane in sospeso la questione attaccante. Ad oggi in rosa c'è solo Caboni ed è sin troppo evidente che dopo la partenza di Chiarelli occorre un'alternativa valida.